Buonasera anche a voi, gentile pubblico, e quindi possiamo iniziare subito presentandovi la mia co-conduttrice che mi darà una mano questa sera a presentare le premiazioni del Premio Città di Negramaro sesta edizione. Vi ricordo fra l'altro che questo è il primo appuntamento di una due giorni, domani ci sarà il secondo appuntamento con lo spettacolo Il Concertone, che di anno in anno diventa sempre più un momento di richiamo per il Salento intero e oltre, perché la voce inizia a girare anche oltre il Salento, di questa sagra del Negramaro alla sesta edizione che è cresciuta nel corso degli anni. Quindi io farei un applauso a tutti voi, Cellino, gli organizzatori di questo evento, per la crescita esponenziale nel corso degli anni. Avrei potuto portarvi questa sera, non lo so, Ilari Blasi, Belen Rodriguez, ma invece ho preferito portare una bellezza salentina, che di allineamenti sembrerebbe nordica, ma invece è salentina. Un applauso a Gabri Gagu! Buonasera, buonasera, eccola qua. San Paolo, buonasera. Possiamo notare lineamenti tipicamente salentini. Bene comunque, Giampaolo, insomma. Allora Gabri, non perdiamo tempo. Esatto. Ma le hostess sono vive, ci sono, perché le vedo un attimino in piedi. Ci sono. E allora, sono anche molto belle, complimenti. Allora, iniziamo col primo concorrente. Si chiama Marco Mingolla, in arte Bonjour Matisse, ha 19 anni e viene da San Vito dei Normanni. Ad aprile ha pubblicato un demo di 3 canzoni chiamandolo Fatti in casa, non prendetemi sul serio. E nelle ultime settimane ha aperto il concerto di Cesare Dell'Anna e Il Giro di Banda. Il brano si chiama Fra Principi e Pirati, l'autore Mingolla. Canta Bonjour Matisse! Alla nostra bellezza. Alla nostra bellezza. Con i santi e fannulloni insieme nello stesso posto, la violenza dei colori e la critica ad ogni costo, e poi con tutta la magia al tocco nudo delle mani, terra e dei fuochi di poeti, di briganti e di sciamani, e gli occhi rossi spiano vergognosi dietro costole di legno, i tamburi salvano vite e se non balli paghi pegno. Francia, tu non ci pensare al freddo e a tutta la distanza, che qui c'è sempre il sole caldo a far tornare la speranza. Francia, tu non ci pensare al freddo e a tutta la distanza, che qui c'è sempre il sole caldo a far tornare la speranza. Perché questa terra vera di principi e pirati, questa terra nuda di violenze, di colpi al cuore cospirati, di amori lunghi, mille inverni, di patti col cielo e con la vita, che poi il sangue rende eterni. Perché questa terra vera di principi e pirati, questa terra nuda di violenze, di colpi al cuore cospirati, di amori lunghi, mille inverni, di patti col cielo e con la vita, che poi il sangue rende eterni. Con i riti e le preghiere, buone solo fermare il vento, con pietre su pietre per secoli, senza colla né cemento, e con la carne nella carne, con i baci degli amanti, con i lividi sulla pelle, abbracci sudati tutti tremanti, e poi con tutta la veemenza di chi resiste alla morte. Perché i tamburi ti salvano vite, ti strappano al morso della sorte. Francia, tu non ci pensare al freddo e a tutta la distanza, che qui c'è sempre il sole caldo a far tornare la speranza. Francia, tu non ci pensare al freddo e a tutta la distanza, che qui c'è sempre il sole caldo a far tornare la speranza. Perché questa terra vera di principi e pirati, questa terra nuda di violenze, di colpi al cuore cospirati, di amori lunghi, mille inverni, di patti col cielo e con la vita, che poi il sangue rende eterni. Perché questa terra vera
di principi e pirati, questa terra nuda di violenze, di colpi al cuore cospirati, di amori lunghi mille inverni, di patti col cielo e con la vita, che poi il sangue rende eterni, perché questa terra vera. Di principi e pirati, questa terra nuda di violenze, di colpi al cuore cospirati, di amori lunghi mille inverni, di patti col cielo e con la vita, che poi il sangue rende eterni. Grazie. Bonjour Matisse! Andiamo avanti col secondo concorrente. Si chiama Pierzante Maruccia, in arte P16M, ha 22 anni e viene da Brindisi. A 14 anni viene a contatto per la prima volta con la musica reggae, ascoltando un brano dei Sud Sound System. Nel 2010 pubblica il suo primo inedito, Se non avessi, feat. TK31, e nel 2013 lancia il suo primo album, You Know Loser, con il brano Mi Ripenserai di Maruccia, canta P16M feat. Azzurra! Featuring Azzurra! Vorrei consolarti, amico, dirti che tutto va bene, che la vita non si ferma anche se non state insieme. Ma rivedo nel tuo sguardo ciò che ho provato anch'io, quando per tornare indietro ho pregato anche il mio Dio. Vorrei dirti mille cose, te le scrivo in questo pezzo. Non star male per nessuno che di te si sbatte un cazzo. Ci sono se vorrai dirmi ancora che fa male, quando la rivede poi la vorresti riabbracciare. Così, tu pensa a dare tutto solo a chi ne ha bisogno. Domani svegliati, lo sai, è stato un brutto sogno. E mi rivedo nel tuo sguardo, nella tua espressione, e mi risento nelle note di questa canzone. Perché un'amica è fatta apposta, sai, per consolare. Il mio cuore si sincera, non in compassione. Passerà, tornerà la mia serenità. Ora che dorme questa città, chissà se poi mi ripenserai. Soffrirai, lo so che soffrirai. Sì. Cellino, ci stai o no? Che ti ha ferito, dico sai, non farlo per nessuno. Perché nessuno è così grande da poter sprecare. E niente lacrime per lei, non voglio più dolore. E adesso dimmi come mai non si dimentica. E come mai tutte le notti lei è ancora qua. Tra le coperte e quel cuscino ancora il suo profumo. Tra quelle foto ormai spiadite non c'è più nessuno. Sì, tra quelle foto ormai spiadite non c'è più nessuno. Cellino sulle mani!
penserai. Grazie. Sono una band salentina nata a Copertino nel 2007. Il pubblico ha apprezzato il suono innovativo e l'originale, che ha così ottenuto il riconoscimento come miglior gruppo emergente mediterraneo e vinto diversi premi regionali, tra cui il premio Lucio Dalla, tappa regionale Puglia, con Madame Tuffer di Franco Canta Benerica. È il momento di Federica Carriero, ha 22 anni e vive a Monteroni di Lecce. Dopo essersi dedicata per un lungo periodo al ruolo di solista nel coro giovanile della sua parrocchia, approfondisce lo studio del canto partecipando a svariati concorsi canori, grazie ai quali incontra Leonardo Serrone, con cui intraprende una piacevole collaborazione. Con il brano Tacite Parole di Carriero Serrone, canta Federica! Thank you.
sei ferma nel tempo. Quell'immagine di te mi accompagna nei giorni. Tu che tra mille rumori fai di tutto il mio silenzio come il mare in tempesta. Le mie lacrime di sale scorrono verso nord, la tua luce dalle stelle riconosce la mia pelle. Quante cose direi se tu fossi qui nel vento, io ti respirerei e vorrei abbracciare il vuoto che conserva il tuo ricordo dentro me, la voglia di ascoltare le tue tacite parole. Concorrente. Sono una band alternative rock nata a San Pietro Vernotico e composta da Raffaele Fellini alla voce, Raffaele Manca alla chitarra, Andrea Lotesoriere al basso, Paolo Solazzo alla batteria e Giuseppe De Luca alle tastiere. Lo stile della band è caratterizzato dalla contrapposizione tra sonorità rock e melodiche, con testi spesso sensibili a tematiche sociali. Accogliamo con un grande applauso i Messapia con Messapia di Manca Felline, cantano i Messapia. Questa canzone parla di bellezza e la vogliamo dedicare alla nostra terra. Tutto va lento, mosso dal vento, giorni scanditi dai tuoi sguardi rubati. Ti vedo distante come un diamante che brilla ai raggi di un sole ardente. E tra gli ulivi in mezzo ai campi si respira una dolce ebbrezza,
che fa svanire per magia ogni ricordo di ogni tua tristezza. Non farmi pensare a quelle notti d'agosto, tra stelle cadute e noi al loro posto. Guarda le nuvole accarezzano il mare e senti il vento che ci vuol sussurrare. Questa è la cornice di una grande storia, un segno costante dentro la memoria. Messa via, messa via. Sole che nasce, vita che scorre, un fiore che sboccia sotto una torre. Il mare regala sogni e speranze, lo sguardo si perde dietro all'orizzonte. Futuro voglio rubare come il carbone, non voglio bruciare, ma tienimi strette, strette le mani, tutto potrà cambiare domani. Non farmi pensare a quelle notti d'agosto, tra stelle cadute e noi al loro posto. Guarda le nuvole accarezzano il mare e senti il vento che ci vuol sussurrare. Questa è la cornice di una grande storia, un segno costante dentro la memoria. Messa via, messa via. E ricordi tra di importanti, mentre piangi ridevi e non lo sapevi che tutto sarebbe finito quando ancora non era cominciato. Farmi pensare a quelle notti d'agosto, tra stelle cadute e noi al loro posto. Guarda le nuvole accarezzano il mare e senti il vento che ci vuol sussurrare. Questa è la cornice di una grande storia, un segno costante dentro la memoria. Messa via, messa via. Grazie. E questi erano i Messapia. Bravissimi ragazzi. Complimenti ragazzi. E grazie. Proseguiamo Giampaolo questa bellissima gara con la presentazione del sesto concorrente. Ba-ra-ba-ba-ba-ba. Non c'entra niente, non volevo farlo. Però mi ricorda tanto Sanremo però questa cosa. Bene, allora, influenzato dal rap, fonde il suo stile con le influenze di Walter Surai, dando così vita ad un genere che viaggia sulle note del hardcore, drum and bass e dubstep. Nel 2012 esce il suo primo singolo ufficiale e successivamente diviene membro di Surai Production, crew molto nota nella scena musicale. Il 1 settembre uscirà il suo primo album ufficiale, Fuori Tasca, con il brano Supernova di Galiotta, canta Marmo! Questo è un brano per tutte le persone che hanno un sogno e lo inseguono e ci credono veramente. Bruciano dentro di me tutti i sogni che non ho, restano polvere. Tutti i sogni che io ho bruciano dentro con me, bruciano dentro perché fuori è freddo il mondo. Rigo dritto, inseguo i miei sogni come fanno tutti i ragazzi di oggi. Stare seduto in macchina a fissare il cielo, a pensare a pensieri profondi. I miei amici accanto sempre forti, gli obiettivi in testa non li togli. Ambizioni forti, la mia vita ha un senso da quando l'ho scritta sui fogli. Ho troppe para che tormentano, la testa è vuota. Dammi l'ultima chance, un'altra volta sola. Ho troppe para che tormentano, la testa è vuota. Oltre i limiti come una supernova. Per voi sarei già morto, faccio questo e giuro no.
non mollo. Sento voci e pareri distorti, venduto meno l'importante che compri. Per voi sarei già morto, faccio questo e giuro non mollo. Nella vita sei quello che sei, non quello che gli altri vorrebbero fossi. Tutti i sogni che io ho bruciano dentro di me, tutti i sogni che non ho restano polvere. Tutti i sogni che io ho bruciano dentro con me, bruciano dentro perché fuori è freddo il mondo. Tutti i sogni che io ho bruciano dentro di me, tutti i sogni che non ho restano polvere. Tutti i sogni che io ho bruciano dentro con me, bruciano dentro perché fuori è freddo il mondo. Guardi, io ti osservo, dici piano, ci do dentro. Io una macchina di sogni e musica finché sarò motivato da dentro. In eterno, lo prometto, non mi vendo, questo è certo. Poi se vendo, stane certo, la forza di cento. Il cuore che batta 300, battiti minuti, giorni, giorni. Sono lo stesso, quello dai mille racconti, quello in giro coi soliti volti, soli ma sempre più forti, coi segni nascosti frate dentro gli occhi, quelli che non saluti se li vedi, quel ragazzo in cui non ci credevi, eppure ho fatto un disco in pochi mesi, vedi, guardare voi con le mani più in alto, avere quel brivido dentro ogni volta che salgo su un palco. Tutti i sogni che io ho bruciano dentro di me, tutti i sogni che non ho restano polvere. Tutti i sogni che io ho bruciano dentro con me, bruciano dentro perché fuori è freddo il mondo. Tutti i sogni che io ho bruciano dentro di me, tutti i sogni che non ho restano polvere. Tutti i sogni che io ho bruciano dentro con me, bruciano dentro perché fuori è freddo il mondo. Dico dritto, inseguo i miei sogni con l'intento di spiccare il volo, inseguire grandi obiettivi faranno di te un grand'uomo. Rigo dritto, inseguo i miei sogni, perché questo in cui credo davvero, per chi come me vuole toccare il cielo, questo è per chi ci crede davvero. Grazie Cellino, questo è per chi ci crede davvero. Grazie Marmo, Marmo. Grazie mille. Sono una band nata nell'aprile 2014 e composta da quattro giovani musicisti salentini: Stefano Ingrosso, voce e chitarra; Pierluigi Favale, basso; non deve urlare tranquillamente. Giacomo Quarta, chitarra solista; e Lorenzo Favale, batteria. Mamma, quante fans già, eh? Aspetta un attimo, chi è la detta all'urlo qua? Chi è la professionista? Allora, cioè, tra l'altro mi ricordi molto un po' il pubblico di Amici. È una vita che mi domando perché. Questa sera potrei avere la risposta a questo perché. Allora, un urlo così libero. Puoi urlo libero. Annunciami un nome. Dite ragazzi. Giacomo Quarta. Lorenzo Favale. No, rendono col microfono lontano. Quando è vicino, è vero, mi diminuiscono. Andiamo avanti. Vai. L'incontro con il producer Walt Surai, ora loro manager, li porta ad allargare le loro prospettive musicali ed artistiche. Nell'estate del 2014 firmano il contratto discografico con l'etichetta Rusty Records, con il brano Non mi basta di Ingrosso, canta The Valentine. Come li hai trovati? Mi trovo da solo già, da solo sul letto e va. Questa canzone che canto solo stonandola. Mi trovo da solo e poi quello che siamo noi è solo un ricordo che mi lascio indietro. Bravo.
Queen. Ora mi devo togliere un po' di curiosità, ragazzi. Innanzitutto, no, spegniamo tutto quanto, che sono professionali e professionisti, spengono tutto quanto. Ma tutte queste copelle dove l'avete trovata? Prima domanda. Prima di tutto tengo a dire che è copelle, quindi nessun animale è morto. Bravissimo! E qui scatta l'applauso, scusate. Walter Surai, dove vi ha trovato? Come vi siete trovati con Walter? Non lo so, sai, come quelle cose che cadono dal cielo, no? Ecco, è stato un po' così, ci siamo incontrati, ci siamo cielo, subito no? piaciuti, sì. Chi è caduto dal cielo non si sa, forse Walter. Forse, non lo so. Fare un saluto a tutti quanti. Come no, ringrazio tutti quanti voi che siete sempre qui a Società. Ragazzi, ma quanto è bello! È bellissimo! Manca tanto. Molto quindi veramente per la musica stanno qua, perché siete veramente bravi. Quindi un applauso bravi, da parte del pubblico di Cellino, grazie. Grazie Cellino. Paolo Ferulli, professore, allora a livello musicale, senza toccare testi e cose varie, anche stili che magari poi ne parliamo con Pasquale, a livello musicale che te ne sta sembrando? Sono bravissimi. Io intanto vorrei fare i complimenti all'associazione del Negroamaro per quello, veramente sono delle manifestazioni importanti. Poi quest'anno con col festival veramente hanno superato, insomma, e questi ragazzi, la domanda, rispondo alla domanda, sono bravissimi, sono tutti bravi, al di là di chi possa vincere, mi pronuncio già da adesso, veramente sono tutti bravi. Certo, c'è chi è più bravo, chi meno bravo, ma sono preparati e sanno stare sul palcoscenico. Andiamo avanti con l'ottavo concorrente. Si chiama Damiano Mulino, nasce a Lecce nel 1991. Nel febbraio 2011 autoproduce il suo primo album e in seguito il suo primo videoclip. Nel 2012 collabora con un gruppo hip hop torinese. Dopo aver pubblicato Dammi un'ora a dicembre 2013 esce il suo nuovo singolo Dove splende il sole, dalla sonorità soul e R&B. Inoltre, diciamolo, ha avuto anche diverse collaborazioni con Valerio Scanu e Annalisa Scarrone e adesso è sotto contratto discografico con Warner. Con il brano Dammi un'ora di Mulino canta Damiano Mulino. Oh oh, dico a te sei sola, da troppo tempo che ti guardo e che è. Oh oh, ora dammi un'ora per spiegarti cosa provo e è. Cioè come ti chiami, da troppo tempo non tolgo lo sguardo da te. Ed ora che siamo così vicini non mi sembra vero, Non trovo parole, anzi forse una scusa da accendere. Ciao, mi chiamo Damiano, vengo dal Salento, buon sangue non mente. Lo sai per me, tu sei bella come il sole. Anche se lui mi scalda tu neanche un po', va bene. Forse non sei tu, hai già zeri le parole. Forse è colpa del ghiaccio che hai messo dentro al caffè. E adesso non andare, vi aspetta solo per un momento. Voglio dirti quello che brucia e che porto dentro. Sembra strano ma sei quella che aspetto da tempo. Forse te l'ho già detto ma va bene uguale. Frasi o parole, non importa quante siano ma che esprimano. Che sei speciale, terra da esplorare. Un'isola deserta dove io vivrei per sempre. Oh oh, a te sei sola, da troppo tempo che ti guardo e che è. Oh oh, ora dammi un'ora per spiegarti cosa provo e è. Oh oh, dico a te sei sola, da troppo tempo che ti guardo e che è. Oh oh, ora dammi un'ora per spiegarti cosa provo e è. Perché non lasci le tue amiche sole? I miei non so neanche dove sono più. Sicuro mi hanno dato del buffone, ma resto qui finché resti anche tu. Forse è un po' presto per dire andiamo in acqua a fare un bagno, basta parlare. Dai non andare via, dimmi almeno il tuo nome. Se cambi idea guarda quello lì il mio ombrellone. Oppure segna sul tuo iPhone 329. Stasera do una festa se ti vuoi divertire. Siamo io con la mia gente tutti insieme a ballare. Se vuoi essere staremo soli. Sussurrando sottovoce ti dirò, chiudi gli occhi un secondo, fai un respiro profondo, trattieni il fiato e poi pensa solo a noi. Voglio farti scoprire il mio mondo.
ti scrivo su WhatsApp. Ho zero risposte, chiamate perse, poche speranze. Sta un'altra bottiglia nella tua attesa, sembra un'impresa. E guardo ancora il tuo nome su questa lista della mia festa. Ormai convinto che ad aspettare poco mi resta. Oh oh, dico a te, sei sola. Da troppo tempo che ti guardo e che è. Oh oh, ora dammi un'ora per spiegarti cosa provo e è. Oh oh, dico a te, sei sola. Da troppo tempo che ti guardo e che è. Oh oh, ora dammi un'ora per spiegarti cosa provo e è. Nascono ufficialmente nel novembre del 2012. Peculiarità principale della band è il sound. I testi in lingua italiana sono di chiara matrice melodica, con accostamenti alla poesia malinconica degli autori italiani, ma con testi ispirati all'attualità generazionale, con una velata forma di protesta sociale. Il nome della band proviene dall'accostamento tematico ad autori come Domenico Modugno, con il brano Arresta il sistema di Serafino Maggi Quarta, canta Gardenia. Yeah.
proseguiamo con la presentazione del decimo concorrente. Cantante salettino con timbro originale, intonazione ferrea, metriche veloci. Ha iniziato la sua carriera nella storica formazione reggae salentina. Il suo album lo fa distinguere dal marasma del panorama reggae hip hop salentino per lo spessore della produzione musicale, per i testi quasi esclusivamente in italiano e la scelta di avere pochissimi featuring. Con Parlerò di te di Liaci canta Flowid. Torno a casa affranto, troppo stanco, tanto so che finirò preda del relax. Tolgo i miei vestiti sporchi, entro in bagno, apro l'acqua calda, osservo il suo vapore che sale. Mi sento intrappolato in questo box, però non mi affretto perché già so che farò ciò che scriverò su questo foglio bianco e con un canto io parlerò di te. Che tu non mi basti mai, sei l'unica ragione che ho. Per questo non ti cambierei per niente al mondo e parlerò di te. Di tutto quello che mi dai, senza te non so cosa farei. Se i tuoi occhi si chiudono, sognami stanotte. Qualcuno crede che l'amore è solo un gioco di parole, chi dice è una dannazione perché bisogna sopportare. Io credo che se a volte muore è colpa dell'incomprensione. Regola numero uno, comprendere. Regola numero due, non fingere. Regola numero tre, se c'è un'altra occasione tu falla scappare. Il tradimento può causare dolore e sofferenza nel cuore, così l'essenza le dà una spinta, la fa cadere nel vuoto assoluto. Amore no, riuscirei a porti del male per nessuna ragione, perché tu vivi in me, stanotte canterò per te. Parlerò di te, parlerò di te, perché tu non mi basti mai, sei l'unica ragione che ho. Per questo non ti cambierei per niente al mondo e parlerò di te. Preda del relax. Tolgo i miei vestiti sporchi, entro in bagno, apro l'acqua calda, osservo il suo vapore che sale. Mi sento intrappolato in questo box, però non mi affretto perché già so che farò ciò che scriverò su questo foglio bianco e con un canto io parlerò di te. Io parlerò di te, perché tu non mi basti mai, sei l'unica ragione che ho. Per questo non ti cambierei per niente al mondo e parlerò di te. Parlerò di te, di tutto quello che mi dai, senza te non so cosa farei. Se i tuoi occhi si chiudono, sognami stanotte. Basta questo, voglio questo. E va bene anche per noi Flowit, grazie. Grazie. Grazie mille, bravissimi. E siamo ancora arrivati alla fine, l'ultimo. Esatto. Concorrente. L'ultimo concorrente di questa gara. Festival.
Dopo 3 anni trascorsi tra live e sperimentazione sonora, alla continua ricerca delle giuste personalità e delle sonorità che incarnassero armoniosamente le loro emozioni, il gruppo si propone al pubblico nel gennaio 2014 con il suo primo singolo Indelebile Tu, brano in cui un'amabile quanto irriverente melodia si fonde a violente sperimentazioni elettroniche e a testi visceralissimi. Con il brano Indelebile Tu di Baldari Junco, canta Mari Soul. Occhio la pronuncia, Soul. Occhio, occhio. Mari Soul. Allora, Mari Soul è un progetto che nasce circa... Posso? Grazie. Mari Soul è un progetto che nasce circa 4 anni fa dalla mia penna e dalla chitarra di quel tipo là. Abbiamo cominciato a scrivere un po' di musica così, giusto per divertirci, e poi è diventata una cosa seria. Primo perché c'è la passione. Secondo perché abbiamo capito che attraverso la musica riusciamo a trasmettere
le nostre emozioni e quindi riusciamo, insomma, a far emozionare l'ascoltatore. Dopodiché è entrato il nostro batterista Pietro Cinieri, che ha devastato il gruppo praticamente, noi lo chiamiamo Roccia. Poi più tardi è arrivato l'Acid, l'elettronico, Marco Soloperto. Noi siamo i Marisoul, grazie. Un mix esplosivo, insomma. Grazie ragazzi. Allora siamo arrivati mille. Alla fine. Al momento catartico. Al momento catartico. Abbiamo visto quindi questi 11 concorrenti, vari stili, esatto, vari generi di musicali. La giuria, sia quella Demoscopia che la giuria di qualità, ha fatto il proprio dovere, quindi hanno votato. Prima di andare a vedere quali saranno, noi nomineremo, faremo salire sul palco i tre concorrenti finali che si aggiudicheranno fra questi tre il primo premio della città del Negramaro. Andiamo a vedere i tre premi della critica. Della critica, esatto. Allora, per quanto riguarda il primo premio Music Box, il professore Francesco Russo lo assegna a Benerica come gruppo. E c'è anche una motivazione, io gradirei leggervi la motivazione. Per l'evidente contaminazione interetnica e la vivacità nel promuovere un prodotto musicale che sia di impatto. Premio miglior proposta musicale interculturale, Festival Zona Cagudiscio, all'interno del premio Città del Negramaro, vai Benerica! Grazie ragazzi! Grazie ragazzi, chissà che non ci vediamo dopo, sul palco dopo per i tre finalisti. Andiamo avanti, premio Zona Cagudiscio al miglior concorrente che ha dimostrato la migliore presenza scenica. Pasquale, a chi lo diamo? Allora, il premio Zona Cagudiscio della critica, che ha dimostrato, al concorrente che ha dimostrato la migliore presenza scenica, va ai Valentine. Ci vedete questo bellissimo paio di Converse realizzate dal maestro Mino D'Anna. Bellissimo. Scenico anche questo, ragazzi, siete stati bravissimi e complimenti. Con l'occasione vorrei ringraziare l'associazione Sagra del Negramaro e tutti i suoi componenti per averci regalato la possibilità di proporre questo nuovo progetto. E vorrei ringraziare Giampaolo Morelli, Capricago e tutti quanti, insomma, che mi hanno sostenuto in questo progetto, e lo staff Zonno Cacuti, parrucchieri, Rino Fashion, Tagliati per il Successo, Anna Lanzo e tutti quanti, insomma. Altro premio, al prossimo Ciccioriccio. Grazie Valentine. Grazie ragazzi, adesso andiamo al terzo premio, si è molto ambito dalle band, da tutti quanti, perché sarà il miglior brano radiofonico che dà diritto ad essere disco riccio per una settimana e comunicherà il nome della band o del singolo, il signor Paolo Molfetta, il direttore di Ciccio Riccio. Allora, premetto che sono stati tutti bravissimi e diciamo che tutti i brani sarebbero potuti passare per radio e poi tra l'altro Ciccio Riccio da tanti anni è sempre stata vicino ai giovani con vari premi, varie manifestazioni, e in ogni tour noi comunque diamo la possibilità, oltre ai grandi artisti, di far esibire prima i giovani artisti, e quelli di questa sera erano davvero tutti bravi e io vi invito ancora una volta a fare un applauso, perché loro hanno fatto tardi con noi ed erano tutti emozionati e sono stati davvero grandi. A me, naturalmente, dobbiamo fare una scelta. Dobbiamo fare una scelta, Paolo, purtroppo. Allora, P16M sono i vincitori. Eccoli qua. Per il disco riccio della settimana. Non vorrei, ragazzi, per una settimana giriamo il sud Italia con questa canzone. Andranno, non vorrei dire, ben 4 volte al giorno per una settimana, per un totale di 28 passaggi su Ciccio Riccio. Complimenti. Azzurra, scherzante, allora, contenti? Contentissimi, grazie. Tu Azzurra? Potevi iniziare meglio di così la prima esibizione live, direttamente con i complimenti del direttore Ciccio Riccio, disco riccio per una settimana, meglio di così si può vincere la serata, ma non lo sappiamo se andrà a finire così. Per ora vi congediamo e vi ringraziamo, grazie anche a Paolo, e noi andiamo avanti. Leggiamo bene, eh? Io farei salire The Valentine. In ordine misto stanno salendo misto, i tre che sono arrivati fra i primi tre della classifica. I Valentine. Nel frattempo chiamo anche gli altri. Vabbè, lo so che vi bastava il premio Zona Cagudiscio, però eccoli qua. Sono qui ancora per vincere. Vogliono vincere anche il primo premio. E Benerica.
e i Benerica, eccoli quindi, qua. Voi siete in tre finali. Cioè praticamente le tre band, cioè già c'è spazio sul palco, uno da solo dove devi chiamare. Ho capito. Non vedono il risultato definitivo. Tre band c'erano e tre hanno premiato questa sera. Che bello, che momento meraviglioso, le tre band unite, vari generi musicali che si mischiano questa sera, vari look, la promiscuità della musica, che meraviglia. Quindi poi possiamo, proviamo il terzo classificato. Va benissimo, il terzo classificato, Benerica. Benerica, serie di commozione, Valentine che applaudono, i terzi classificati. Bravissimi ragazzi. Quindi se la giocano i Valentine e i Mary Soul. Oh! Oh, rullo di tamburi! Tutti quanti! C'è lì! Oh! Vince il primo festival prodotto Zonio Cacuti Show, premio Città del Negromaro, i Mary Soul! E Mary Soul! In realtà c'è tutta quell'attesa che era tutto programmato, hanno creato suspense, non volevano iniziare perché dovevano vincere. Vedi un po', c'è un piccolo problema, siccome dovrebbero ricantare adesso, non vorrei che durasse un quarto d'ora alta di attesa. Siamo pronti, siamo sì, pronti, esatto. Dovete ricantare, dobbiamo ricantare, dovete, cosa avete dagli organizzatori generali da dietro, se possiamo far cantare nuovamente. Ci siamo, sì. Grazie, grazie, grazie notai, gentilissimi, per il lavoro di questa sera. Ricantano i Mary Soul e poi ci vediamo dopo la loro canzone per i saluti finali. Il premio, infatti. Il premio. Allora. Sì. Lucia, vieni tu, dai. Ma ragazzi, prima di cantare, chiaramente lo volete il premio. Lo vorreste, volete cantare. Volete cantare come premio, io questo lo so, però oltre a cantare c'è anche il premio ufficiale che lo porta Diego Colucci, eccolo qua. Ecco a voi. Premio dell'Associazione Sagra del Negramaro. Anche al maestro Alberico, grazie. Foto diritto. Subito dopo anche delle targhe di riconoscimento dopo l'esibizione. Alberico, prego, prego, prego. Ma di due parole, no? Anche tu. Buonasera a tutti, innanzitutto. Un grazie particolare a tutti i presenti. Un grazie a chi ci ha permesso di poter realizzare questa serata. Io vorrei ringraziare tutti i gruppi musicali che sono stati presenti. Nel senso che l'ultimo per me è stato pure il primo. Il primo. Per me sono tutti vincitori. Organizzare questo evento è stato importante, poi anche con loro non immaginavo, forse è stato uno dei primi gruppi che ho contattato, mo non lo so, ho la casualità o la, cioè, Alberico fatto... emozionato, sì sono emozionatissimo perché questa cosa qua, perché vuol dire che il lavoro profuso in questi mesi per organizzare questo evento, no, porta anche delle belle soddisfazioni. Fra l'altro, lo puoi dire tu cosa vincono oltre a questa coppa questi ragazzi? Loro vincono, oltre alla coppa, che è un premio simbolico sinceramente, però il premio più importante, noi produrremo un videoclip professionale dove ci sarà una sceneggiatura. Loro dovranno scegliere un brano musicale, un brano inedito, quello che vorranno. Ragazzi, e noi cercheremo di euro, potete fare quello che volete, non ci sono problemi. Se volete DiCaprio, lui vi fa venire DiCaprio quando vi sta il video. Oh, per noi è un grande onore, sinceramente. E poi vogliamo ringraziare tutte le persone che ci sono state vicine in questi due mesi lunghissimi. Innanzitutto tutti i nostri fratelli dell'Associazione Sagra del Negramaro. E poi gente che è vicina alla musica, perché noi vogliamo promuovere la musica del Salento. Vogliamo ringraziare Antonio Morf Carassi,
Walter Surai, Mattia Malerba, Cristian Carpentieri, la collaborazione di Ciccio Riccio. E poi ci teniamo a fare un ringraziamento speciale, oltre a, alle persone che abbiamo già salutato, Alessandra Miccoli, l'amministrazione comunale, a, a tutta un'associazione che da anni è diventata il simbolo della, del divertimento, dell'animazione, la Zono Cacuti Show. Infatti io vorrei qua a Zonne, se è possibile. E fra l'altro un grandissimo Zono. Applauso al regista di questa serata, Mino Danna. Grande Mino, grazie anche di tutto. Mino. Mino, cioè qua abbiamo fatto Eccolo. Il trio. Ma solo per quel pantaloncino, fatti vedere. Il trio. Solo per quel. L'applauso solo per Mino. Grande Mino, grande. Mino. Grazie, ti vero. Dillo. Per i problemi tecnici dobbiamo raccontare questo piccolo aneddoto, lo racconto io. I signori Marisol non volevano suonare. Mari, comunque sia. Non volevate suonare. E io ho detto, no, ragazzi, vi pago io. Perciò tu avanzi 25 euro, solo 25, no, te ne dovevo dare 25 euro, poi mi offri la cena. Ragazzi, siete stati bravissimi, grazie a tutti. Giampa, sei stato numero uno, Gabri, numero due. A proposito di numeri uno, numeri due e le bellezze femminili che sono state sul palco. Prima di dare i giurati, io vorrei consegnare i fiori alle donne che mi hanno accompagnato questa sera. Dei fiori per Gabri Cacu, cortesemente, per la dottoressa Alessandra Miccoli e per la bellissima Maghi Ferrari che sta là, che ha dovuto sorbire tutto quel popò di maschioni tutta la serata. Ma che balletto è? Ma mi rifiuto! Ma che cos'è? Ma chi l'ha vestito? Orlando? Io non lo so, veramente. Ah? Poi ringraziamo anche Andrea Bari e Daniele Malerba lì in regia per l'impegno di questa sera, grazie ragazzi. E poi Lucia? Sì, io volevo dire una cosa importante, perché nel ringraziare tutti gli sponsor ringraziamo Flower Shop che ha offerto questo mazzo di fiori che consegno io volutamente alla dottoressa Miccoli, e ti ringrazio di tutto, veramente, perché ragazzi senza di lei... Sinceramente dobbiamo ringraziare noi, senza di lei sicuramente... Invece i fiori che abbiamo dato a Maki, che... ma dov'è Maki? Maki, vieni a prendere i fiori, dai, vieni qui. Maki. I fiori di Maki. Mattia, e della può salire per piacere? Gabriella, sono offerti dalla White. Professore, due professori qui sopra, per piacere. Guarda, professore Paolo Perulli e professore Russo, per piacere. Mettiamo l'erba, ci siamo tutti. Adesso consegniamo anche un po' di targhe, già che ci siamo, Giampaolo. Tutta la giuria, per cortesia. Adesso piano piano arriva un po' di targhe, no? Grazie di cuore. Grazie. Ringraziamo Almirard per la coreografia, la scenografia scenica, per quanto riguarda l'allestimento dei fiori, l'ingresso e tutto quanto. Grazie. Targhe, sarà difficile far nostra. Passare le targhe in questo traffico. Targhe alterne. Vabbè, è una cazzata che... Okay. Spostiamo la... non ce la faccio più. Non lo giriamo fino quando... Silvietta Rossa! Silvia, vieni qua, ma si faccia vedere, venga! Allora, i vincitori sono pronti. Hanno preso coppa, targhe, videoclip con una produzione stellare hollywoodiana, perché Alberico l'ha detto, e quando una parola vuoi, non so, vuoi Morgan Freeman? Nessun problema. Gerard Butler? Avevo detto che dovevamo tagliare il ciuffo però lui, gli avevamo detto. I professori dicono sì, le targhe sono state consegnate, i fiori sono stati consegnati, i ringraziamenti ufficiali li abbiamo fatti, sono a Cudi Show. Dobbiamo anche... Gramaro. Le targhe ancora, targhe ragazzi, facciate queste targhe. Ringraziamo Buonasera. Forma Mentis anche, l'organizzazione dell'evento e tutti gli sponsor che sono... No, sono tanti, io adesso veramente, credetemi, sono stanca, non riesco a ricordarli, però veramente... Infatti non lo vedevo più Paolo, pensavo che fosse andato via. Tutti Paolo tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla realizzazione Alberica. Di questo festival, grazie.
Sì, la bimba. Perfetto. Adesso cercate di posizionarvi che ci facciamo una foto bella proprio. Eccolo, vai. C'è la targhetta di Walter Turai, per favore. Fatela arrivare, per favore. Eccola, te la consegna Francesco. Giampaolo, dai, vabbè, tanto comunque è arrivata. Eccola qui, grazie, grazie a tutti. Okay. La targa anche a Ciccio Riccio, scusate, ci stiamo dimenticando la...